Consentitemi la prima domanda al Presidente Lotito. Parliamo di avvocati procuratori sportivi. La prima domanda è: cambia qualcosa, è interessante, ha una qualche utilità per una società rapportarsi con un procuratore sportivo che sia anche avvocato, o tutto sommato non cambia niente? Buonasera a tutti, grazie di questa opportunità, perché è un tema importante per le squadre di calcio che ha dei grossi riflessi soprattutto dal punto di vista fiscale, e quindi non ultimo noi siamo sempre, ahimè, come società quelle che subiscono le deviazioni e le storture di questo mondo, perché vedete la storia del recepimento della normativa internazionale la feci io nel 2015, il 1° aprile, come avviene nella normativa ordinaria, le norme europee devono essere recepite dagli stati, nella fattispecie come attività sportiva noi eravamo già indietro col tempo e abbiamo dovuto fare il recepimento, perché non è una norma che è stata, come dire, stipulata dalla Federazione Gioco Calcio Italiana, inventata, ma ahimè è una norma della FIFA che dovevamo recepire. E il ricevimento fu molto difficoltoso all'epoca, perché comportava un cambiamento sostanziale e radicale del sistema. La FIFA aveva previsto una deregulation e noi avevamo un regolamento che era fuori dal tempo e che aveva procurato una serie di distorsioni gravi con riflessi economici importanti sulle società, accertamenti per centinaia di milioni da parte del fisco, sul presupposto di due moduli. C'era un modulo rosso e un modulo blu. Il modulo rosso era per l'attività che il procuratore svolgeva a favore della società, e il modulo blu a favore del calciatore. E evidentemente e immancabilmente c'era una grande confusione. E ricordo quando io andai a trattare con l'allora direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, nell'interesse della categoria, che mi sollecitò proprio l'intervento della federazione per cambiare la norma, perché quella norma creava, cosa che sta continuando a creare, adesso vi dico perché cosa ha prodotto, degli accertamenti a pioggia su presupposti che l'attività svolta dal procuratore venisse svolta solo esclusivamente nell'interesse del calciatore e non nell'interesse della società. Peraltro la normativa internazionale FIFA prevedeva che il parente, un congiunto del calciatore, potesse svolgere l'attività indipendentemente dal fatto che fosse procuratore o meno. Prevedeva già che un avvocato iscritto all'albo potesse svolgere l'attività indipendentemente dall'iscrizione all'albo dei procuratori. Io penso che sicuramente quella norma che io ho coniato all'epoca dovesse essere rafforzata, cosa che avevo previsto, dall'istituzione di un ordine che doveva regolamentare l'accesso al mondo dei procuratori, ma soprattutto dare delle regole interne come l'ordine degli avvocati, come l'ordine delle cose, per verificare i comportamenti delle persone. L'impianto della norma, adesso non è perché la difendo, è una norma che ha un senso, perché intanto dà la possibilità di poter interagire contemporaneamente con tre soggetti, cosa che prima non era possibile fare, con tre che sono il calciatore, chiaramente la squadra cedente che vende il calciatore, la squadra acquirente che lo acquista. Quello è, infatti, non si chiama più procuratore, si chiama intermediario, quello che avviene nel mondo immobiliare. Cioè quando uno compra una casa va dall'intermediario, l'intermediario intermedia l'acquirente e il venditore e poi emette fattura a favore dell'acquirente e a favore del venditore. Ebbene, ultimamente sono state interpretate in modo distorto anche dalla magistratura ordinaria penale, dicendo che comunque nel momento in cui un procuratore, questo per la vecchia norma, è procuratore del calciatore, non ha agito nell'interesse della società, ma ha agito solo e esclusivamente nell'interesse del calciatore. E tutto questo è già una stupidaggine, consentire il termine, perché vedete, ci sono dei meccanismi molto pratici ai fini della cessione del contratto. Cioè, il contratto che cos'è? Il trasferimento è una cessione di un contratto, di un diritto.
E allora in questo diritto ci sono, diciamo, tre fasi. La prima fase in cui il procuratore, che poi non chiamiamolo intermediario, agisce su un mandato specifico da parte dell'acquirente, diciamo, o del venditore nella fattispecie. Il venditore si rivolge all'intermediario e dice: mi vendi questo giocatore alla società Pinco Pallo. L'intermediario si attiva, trova l'acquirente, quindi la società che acquista, e in quel contesto la trattativa è finalizzata solo alla vendita. Il calciatore, l'interesse del calciatore, ahimè, non è così palese, perché non entra nel valore, per esempio, economico di trasferimento. C'è una distorsione che va corretta sicuramente a livello federale, perché c'è nel modulo quella famosa firma che non c'entra nulla ai fini del valore del mercato, che condiziona. Io infatti avevo proposto all'epoca che un calciatore non potesse rinunciare più di 3 proposte, perché con questo sistema tu diventi ostaggio di un calciatore che, consentivi, o di un procuratore che talvolta commette un reato di estorsione, perché ti dice: io lì non ci vado se non vedo questo, lì non ci vado se non vedo questo, e quindi diventa una cosa che non, magari non ha neanche un sostegno di carattere giuridico né di carattere razionale, perché se uno offre l'opportunità di andare in una squadra più importante con maggiore remunerazione, non capisco perché uno non ci debba andare. Allora, ci sono quindi state delle distorsioni, e noi attraverso quel regolamento del 2015 abbiamo cercato tanto di normare il ruolo dell'agente dell'intermediario, che potesse agire contemporaneamente in 3 campi, che dicevo: il calciatore, l'acquirente e il venditore. E prima questo non era possibile, sapete perfettamente, e ha creato un dramma da quel punto di vista del riflesso fiscale. Poi, per quello che riguarda sicuramente la figura professionale, ritengo che una persona che abbia un retroterra culturale, una storia sicuramente professionale, è migliore rispetto a uno che è improvvisato. Questo però senza togliere nulla a, come dire, a coloro che poi si sono fatti da solo, come si può dire nella gerga, no? E che magari hanno maggior domestichezza pratica nella gestione. Ci sono, infatti, noi ne conosciamo qualcuno, che non vi resto sorridere su questo, alcuni nomi che hanno poco a che vedere con una storia professionale da avvocati, però che sono oggi i rappresentanti del mondo, i numeri uno del mondo. Mi riferisco a Mendes, mi riferisco non certo a qualcuno che galleggia tra 3 paesi europei. Dico galleggia perché non si sa da dove è dimorato. Allora, in un quadro di questo genere, ha creato queste situazioni, hanno creato le strutture. Perché vi dico che le strutture? Perché poi i procuratori, termine improprio, la gente, mangiando, dicono: a Roma gli è venuto l'appetito. Allora cominciate a dire: ma perché io devo prendere la percentuale sullo stipendio e non sul valore del calciatore? Tant'è che, se voi avete visto, io in quel regolamento ho messo un indice, una percentuale del 3%, che mi sembrava fosse più che remunerativo, perché 3% sull'ordo ha un valore importante. Perché immaginate, se un calciatore percepisce 500.000 euro di stipendio, che è uno dei calciatori, diciamo, non di grande livello economico, remunerazione, in realtà di fatto costa 1 milione, il 3% sull'ordo sono 300.000 euro, e allora 30.000 euro, allora scusate, 30.000 euro, se fosse di 3 milioni e chiaramente diventa l'importo 90.000 euro. Questi erano abituati a fare trasferimenti dove parlavamo di milioni. Poi adesso lo voglio ricordare a qualcuno: un trasferimento ha costato 26 milioni d'euro. Io in una tavola rotonda, più che tavola rotonda, in un incontro ufficiale con il fisco, e io poi rappresentavo la controparte della commissione della Lega, a un certo punto in questa commissione faceva parte, diciamo, il rappresentante di quella società che aveva pagato quei 23 milioni, e chiedeva una norma forfettaria. E questo gli disse: guardi che questa norma non pagherà, non salerà mai i 23 milioni. Gli disse: proprio in faccia, perché è una cosa fuori dalla logica, perché lì intervengono altri fattori, dove la gente non chiede una remunerazione sul valore del calcio, sull'importo dello stipendio del calciatore, ma chiede, diciamo, un pagamento
su una percentuale che è vietata, fatti vedere il nuovo regolamento, io l'ho scritto, è vietato, sulla percentuale del calciatore. Cioè che cosa fanno? Quando vedono questi agenti, persone promettenti, si acquistano il cartellino di fatto, cosa è vietata a livello internazionale, attraverso una serie di società satellite, questo accade sempre in Uruguay, tutti ancora stati dove ancora purtroppo le regole non vengono totalmente rispettate, e poi quando uno va a comprare il calciatore deve pagare sì ufficialmente all'ente in cui è tesserato, alla società in cui è tesserato, ma poi ci sono tutta una serie di soggetti che percepiscono delle somme che sono, come dire, somme importanti che corrispondono al 50, 60, 40% del valore del calciatore. Immaginate un calciatore che viene venduto a 100 milioni che cosa può produrre in termini di riflessi economici per la gente. Quindi queste distorsioni noi le dobbiamo eliminare, Canovi, perché altrimenti, diceva il professor Cammino una cosa giusta, io ho cercato di portare il fair play nel sistema, ma poi parecchi soldi escono dal sistema e non vengono impiegati nel sistema attraverso questo, ahimè, questo uso improprio di ruoli. E allora, sulla base di questo, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un regolamento nuovo che recepisse quello, i dettami della FIFA, e soprattutto desse la possibilità all'agente, l'intermediario, di poter svolgere la propria attività a 360 gradi. Però formalizzandola, cioè deve iscriversi in federazione, deve presentare il mandato, quindi la procura, con scrivere nel mandato per chi lavora, se lavora per la società acquirente, se lavora per la società cedente, se lavora per il calciatore o se lavora per tutte e tre. Fare una fattura riconducibile a tutte e tre, stabilire i costi, quindi abbiamo portato un po' di ordine. Un ordine non è servito perché purtroppo i miei colleghi non sempre rispettano quel famoso 3% e si dilettano, forse sono contenti così, a spendere il 10%, normalmente il 10% sul lotto sono rimasti, io faccio delle battaglie quotidiane, quando perché sento, ma gli altri pagano il 10%, allora vado agli altri, dai 10% agli altri. La legge prevede qui il regolamento del 3%, poi se gli altri vogliono regolare i soldi, e sempre perché c'è questo problema di mercato, domanda offerta, che ti costringe, per chi non ha un carattere forte, a soggiacere, perché dice il giocatore non te lo porto, lo do all'altra squadra, magari normalmente te l'hanno sempre, porto sempre esempio della squadra che è chiaramente legata a un'avversità specifica, per cui tu quasi quasi cerchi. Io ormai ho acquisito un'esperienza per cui me ne faccio una ragione, e quindi preferisco lavorare con società, con agenti esteri, perché devo dire che parecchi ambienti, parecchi, chiamiamoli procuratori esteri, non eccedono in modo così marcato come succede in alcuni, con alcuni procuratori di nostra conoscenza. E di nostra conoscenza, questo lo dico perché Canovi sa perfettamente, ci siamo confrontati più volte su questo tema. È stato fatto un emendamento alla finanziaria dove è stato ristabilito l'albo da parte del senatore Ciro Faranga, al quale io avevo abbinato, mi sembrava una cosa logica, il trattamento fiscale delle prestazioni chiaramente dei procuratori, proprio per dirimere una volta per tutte questo problema, perché vedete, al di là della prestazione del procuratore, il vero problema è il riflesso economico sulla società, perché immaginate che una prestazione che dal fisco viene considerata non deducibile, che danni produce in termini di riflessi, non solo sanzioni e quant'altro, ma anche addirittura di rilievo penale, perché superiore a certe soglie questo c'è il problema penale. Come fa sempre la politica italiana? Ha adottato il regolamento, l'emendamento sul regolamento, e non ha adottato il regolamento sul trattamento fiscale della prestazione, che sarebbe stata la cosa più importante, penso, da adottare in quel contesto. E quindi noi siamo rimasti in una specie di limbo, dove al di là della qualità delle singole persone, e su questo do ragione anche a noi, che l'ordine, e l'avevo io preventivato di fare un ordine specifico degli agenti, degli intermediari, che nel proprio interno mettesse delle regole
e dei controlli, come avviene nell'ordine degli avvocati, dei notai, eccetera, proprio per selezionare le persone che non rispettano chiaramente le norme. Io l'unica cosa che ho potuto fare, riferito a questo, mettere che non dovevi, come prevede peraltro tutti gli accessi in tutte le attività, essere condannato in via definitiva per reati superiori a 5 anni, e però ha commesso una cosa che fu messa in conflitto di interessi, cioè non puoi avere rapporti con dirigenti all'interno della Lega, della Federazione, oppure diretti o indiretti. Voi ricorderete che l'IPI non poteva acquisire il ruolo di direttore della nazionale perché il figlio si sarebbe dovuto chiudere l'attività. Quindi delle cose le abbiamo fatte, tutto è perfettibile. Sicuramente la cosa da perfezionare è il trattamento fiscale, perché risolverebbe secondo me il problema anche della qualità della categoria, perché nell'ambito della categoria ci sono persone per bene, cioè svolgono la loro attività come gli avvocati per bene, e ci sono persone che invece abusano della loro posizione e ne fanno un elemento di pressione nei confronti della società, traendono dei vantaggi economici e sono fuori dal mondo, perché ci sono procuratori che guadagnano 7, 8, 10 milioni, ma ci sono pure quelle persone che guadagnano 100 milioni l'anno. Capito di che cosa stiamo parlando? 100 milioni l'anno. Allora, quindi significa diventare un'industria. Allora, a danno dei presidenti, quelli stolti che accettano di poter essere preda di questi soggetti. Allora, è un tema fondamentale, perché il procuratore, l'agente, l'intermediario, così chiamiamolo, è nato con uno spirito giusto, in modo tale che il calciatore dell'epoca non era edotto, non era acculturato, subisse da parte inversa, cioè da parte del datore di lavoro, delle pressioni, quindi è stato doveva assistere alla sottoscrizione del contratto. Oggi il procuratore si è sostituito nel ruolo di assistenza del contratto, svolgendo ruoli che non hanno nulla a che vedere con questo, che talvolta le società addirittura interloquiscono solo con l'agente e non con il giocatore, anzi talvolta il giocatore non sa neanche di quello che propone l'agente, perché capita spesso che alcuni agenti dicono però non parlare col giocatore, perché sennò il giocatore poi ci ripensa, perché poi il giocatore è un mondo a parte, sono ragazzi giovani che si trovano a dover gestire una notorietà, una posizione economica insperata, e soprattutto hanno una dipendenza, io dico patologica, l'80% nei confronti del procuratore. Guardate, soprattutto più che nei confronti dei genitori. La forza di un calciatore, al di là delle qualità tecniche, è legata proprio alla capacità di affrancarsi dalla dipendenza dei rapporti sia familiari sia del proprio procuratore. Allora riesce a svolgere la propria attività al migliore modo. Grazie mille.